Se volete capire cos'è l'amore, guardate la croce. Con queste parole, Sua Eccellenza Monsignor Domenico Battaglia, Arcivescovo di Napoli, ha spiegato il senso della festa della Santa Croce, intervenuto ieri sera nella Basilica Pontificia di Santa Croce a Torre del Greco. L'Arcivescovo, prima di celebrare la messa solenne a conclusione del triduo di preparazione alla festa, accompagnato dal parroco Don Giosuè Lombardo, ha incontrato i giovani dell'Oratorio dell'Assunta, che l'hanno accolto con canti di gioia. Momento di grande partecipazione e di grande festa. Non si è sottratto alle domande dei ragazzi che gli hanno spiegato le attività dell'oratorio, che è diventato per tutti una grande famiglia. Ai microfoni di TV City, Don Giosuè ha spiegato le origini e il significato della festa. Anticamente era la festa dell'invenzione della croce, che significa del ritrovamento della croce, e a Torre del Greco si celebrava in maniera solenne il 3 maggio con la processione di tutti i santi. Tutti i santi accompagnavano il legno della croce che chiudeva la processione dietro l'Immacolata. Ha un fondamento storico questa festa, si ascrive a Sant'Elena il ritrovamento della Santa Croce. Fece fare degli scavi, trovarono delle assi di legno, ma qual è la croce di Cristo in mezzo a tutti questi assi? Quando degli infermi, degli ammalati cominciarono a toccare un determinato tipo di legno, guarirono e quindi ascrissero a quel legno la croce di Cristo, della quale noi conserviamo in Basilica una piccola parte di questa croce, un frammento. Quest'anno per noi è una gioia particolare perché stasera abbiamo con noi il nostro nuovo vescovo e con lui apriamo il nuovo anno pastorale. Penso che ci siano proprio i migliori auspici spirituali su quest'anno pastorale. Ancora sarà segnato dai limiti, dalle difficoltà di questo momento per le restrizioni Covid, però io vedo, ecco, proprio una forza dello spirito, e vedo anche la conferma del vescovo in questa visita sua di stasera. Anche Papa Francesco nell'omelia di oggi ha detto così: abbiamo tante croci, forse anche in tasca, col rosario, nelle macchine, nelle case pure, pure sulle chiese, sulle montagne abbiamo la croce, ma quella croce la dobbiamo fare entrare nel cuore, al centro della nostra personalità. Dopo il momento con i giovani, alle 19.30 ha avuto inizio la celebrazione eucaristica. È una gioia immensa essere qui con voi e vivere questa giornata così importante. Ha iniziato così la sua omelia, senza nascondere l'emozione di ritornare in Basilica e di venerare San Vincenzo Romano, un dono grande per il mondo intero. Non sono mancati i ringraziamenti per l'accoglienza ricevuta e i momenti di tenerezza con i giovani in carrozzina ai lati dell'altare. Poi una riflessione profonda sull'esaltazione della Santa Croce. È davvero una gioia immensa essere qui stasera in mezzo a voi e vivere in questa giornata così importante, così particolare per voi, questa festa, con voi dell'esaltazione della Santa Croce. E non mi nascondo che sono anche molto, molto emozionato, perché rientrare in questa chiesa, perché già ci sono venuti, no? Sono venuto qualche anno fa, quando c'è stato qui l'incontro del presbiterio regionale con i vescovi. Io sono venuto con le preti di discernimento, ricordo che ero seduto lì, in quell'angolino, e per me è stato motivo di gioia entrare qui in questa chiesa e venerare San Vincenzo Romano, perché è davvero un dono grande, non solo per questa comunità, per tutta la Chiesa di Napoli, per tutta la Chiesa universale, ma per il mondo intero. Stasera sono qui perché sento davvero il bisogno, lo dicevo all'inizio della celebrazione e lo ripeto, ma lo dico davvero con molta umiltà, perché veramente l'incontro che ho avuto prima con i ragazzi,
ma anche venire qui stasera in questa basilica, l'accoglienza che mi è stata riservata in qualche modo è motivo di gioia profonda, perché mi sono sentito vorrei anche invitarvi a riflettere sul significato di questa celebrazione, l'esaltazione della Santa Croce, perché la domanda che spesso noi ci poniamo è: ma come si fa ad esaltare e a festeggiare una croce? C'è il senso a questa festa, e il senso di questa festa è il senso stesso del significato che la croce ha nella storia e nella nostra vita di credenti e di cristiani, perché Dio crocifisso è il senso dell'incarnazione stessa di Dio. Se voi volete capire che cos'è l'amore, guardate la croce, guardate il Cristo crocifisso, che è il volto della luce. Quindi quando noi diciamo che siamo qui per festeggiare la Santa Croce, l'esaltazione della croce, che cos'è questa esaltazione se non il rivestire la croce con tutto il suo significato di quella che è la compassione di Dio, la tenerezza di Dio e l'amore di Dio. Stasera noi celebriamo la tenerezza di Dio, l'amore di Dio che si manifesta su quella croce che per noi è salvezza. Salvezza.